In quel tempo il Signore Gesù disse: Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dice il Signore, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Ma è proprio vero che Gesù ci attira con la sua croce? Sì, Dio ci attira a sé con la sua croce, come dice Gesù, anche se la croce è un simbolo difficile da interpretare, perché parla di solitudine, parla di sofferenza, parla di dolore, parla di morte. Eppure, guardando al crocifisso, ci dice Gesù, che si può capire ogni sua altra parola, così come è per noi. Anche noi possiamo capire ogni parola del Vangelo che viene rivolta a ciascuno di noi solo guardando al crocifisso, perché è dalla croce che si comprende la prospettiva giusta con cui guardare ad ogni realtà della fede. Dopo questi tempi forti siamo tornati un po' alla vita ordinaria e per noi quest'anno la vita ordinaria significa riprendere pian piano, ritrovare pian piano quelle cose che erano abituali per la nostra vita e che per un po' di tempo non lo sono state più, e per la verità non lo sono tuttora nella loro forma piena. Cosa significa per te ascoltare la parola di Dio in questa situazione di vita? Cosa significa per te guardare alla croce da cui tutto prende senso?